Cari ragazzi, buongiorno, quadristi miei, eccoci. E riprendiamo da dove avevamo lasciato l'ultima parte dell'articolo tecnico. Guardate, spettacolo. Grande. E comunque ripartiamo al vecchio carcefone. Eccolo qua. Can-Am Outlander G2 Max 1000. Spettacolo, ma sulla marmitta i canadesi probabilmente non ci sentono molto. Comunque, abbiamo detto già questo marmittone qua bello, spudoratamente venduto come inox. Op, op, guarda il tema, è inox, attacca con la calamita, un calamitino piccolino, proprio una schifezzina. Guardate, questo è un pennarello, vi metto con la grandezza del calamitino, nulla. Comunque, al di là di tutto questo ambaradan qui pazzesco da trattore pesa la bellezza di quasi 7 kg, 6,9 kg. E vabbè, su mezzo di questa stazza, che secondo noi passa abbondantemente i 400 kg, comunque, al di là di quello, sono dei chili un po' elevati. Effettivamente, guardiamo le particolarità di questa marmitta. Camera di espansione, quindi diciamo che nel caso in cui si facciano dei guadi, l'acqua dovrebbe avere delle problematiche prima di riuscire ad andare nel motore. Se per caso il motore si dovesse spegnere, ovviamente se il motore non si spegne questo non è un problema, però comunque ha sicuramente al suo interno delle camere stagne che salvaguardano un po' il terminale di scarico e comunque il motore dà la possibilità di afflusso, deflusso, afflusso dell'acqua alla testa, ma sono condizioni abbastanza particolari. Comunque queste sono le particolarità della marmitta di serie. Signori, questa marmitta che vedete conciata così bene, in realtà ha 500 km, non pensate che ne abbia 6.000. Quindi, vabbè, inutile dire altro, questo è quello che dovrebbe essere Inox per Mamma Canamma. Tac, va come è Inox. Queste sono le rifiniture di Mamma Canamma per quanto riguarda la marmita. E questo è l'operato nostro per quanto riguarda l'Outlander G2 1000 passo lungo. Come potete vedere, abbiamo pensato di utilizzare due fasce a tenuta e di suddividere quello che è questo brutto anatroclo di collettore terminale, agganciato al terminale, saldato da Mamma Canamma. Abbiamo pensato di suddividerlo in due stadi. Primo stadio, terminale, e signori, Inox, lo vedete? Cioè, non attacca. Va, si è girato. Non attacca. Non attacca. Basta un dito, per muoverlo. Op. Non attacca, non c'è verso, non attacca. Non si muove. Lo stesso vale per il collettore. Non attacca. Non attacca minimamente. E questo è Inox. Questa ovviamente è l'omologazione. Quindi stiamo comunque parlando di un terminale omologato che può essere montato. Quindi questo è Inox canadese che attacca. Questo è Inox italiano che non attacca. Eccolo qua. Quindi queste sono le caratteristiche. Stiamo dicendo 6,9 kg per quanto riguarda il prodotto originale. Stiamo parlando di 2,65 kg per il terminale in vero Inox e 900 grammi per il... Non so se riuscite a vedere, comunque abbiamo pesato, fidatevi, 900 grammi per quanto riguarda la parte il collettore finale che abbiamo staccato in questo caso. L'aggancio avviene in questo modo, op, op, è molto preciso, sale la fascia di tenuta, tocca.
a bloccaggio, possibilità di girare la marmitta come meglio si ritiene e ulteriore fascia di bloccaggio per rendere solidale questa parte allo scarico di sele. Allora, stiamo dicendo 2,6 kg, 900, siamo a 3,5 kg, quindi da 6,9 kg siamo a 3,5 kg, mettete 3,6 kg per eccesso. Ma nella realtà non ci arriviamo a 3,6 kg, quindi abbiamo risparmiato il 50% dei pesi sulla marmitta. E sinceramente, signori, direi che non stiamo parlando solo di 3 kg, del 50% del peso, stiamo parlando di un prodotto veramente spettacolare, come dovrebbe essere la marmitta di un mezzo che viene venduto a 18.000 euro. E questa è la soluzione italiana. Preparazione squadra corse quaddisti.it e GPR per il G2000. Una cosa abbastanza interessante che spero di riuscire a farvi vedere è il collettore per sfruttare la lunghezza dell'ultimo terminale di scarico, collettore di scarico. Visto che stiamo parlando della versione Max, abbiamo pensato di mettere un booster, anche perché stiamo parlando di un 1000. Quindi nel collettore di scarico, come potete vedere, c'è un bel booster. Il booster come funziona? In pratica, spero di riuscire a farvelo vedere. Come vedete, internamente la dimensione del tubo è esattamente la stessa. Vedete lì? C'è un foro da 8 mm di diametro. In questo foro da 8 mm di diametro, cosa succede? Quando, se voi accelerate, mantiene lo stesso flusso di gas, ma questa camera di espansione, dove il motore può andare a spingere la pistonata senza avere un blocco per l'uscita dei gas di scarico, in caso voi utilizziate un DB killer molto chiuso come quello che abbiamo messo. Quindi questo sistema vi garantisce un'apertura di gas come uno scarico senza DB killer, mantenendo il DB killer, quindi vi permette una prontezza di risposta da parte del vostro motore nonostante stiate andando con una chiusura al terminale di scarico con un DB killer che abbatte notevolmente il rumore. Questa è una soluzione racing, ovviamente, ma non per coloro che devono andare a fare le gare, ma per coloro che hanno investito ho dato un certo budget per il loro divertimento, che è i quadricicli, e che vogliono un prodotto realmente interessante e, se vogliamo, paritetico all'immagine che dovrebbe avere un quad 1000 G2 passo lungo con una motorizzazione Rotax che sinceramente ha degli enormi vantaggi a livello di potenza, comunque di motore, di gestione, di elettronica e di quant'altro. Il resto, cioè uno scarico adatto a una motorizzazione 1000 fatta da Mamma Rotax. Signori, ricapitoliamo: 7 kg, 6,9 kg il carciofone di serie, 500 km, questo qua è 5.000 euro TAM. E terminale di scarico GPR Racing per Canon Outlander G2 Max in inox, ma veramente in inox, non attacca, visto? Signori, dal vostro amico Il Ferro un salutone e un arrivederci a presto per la soluzione finale di montaggio di questo spettacolare prodotto fatto apposta per il passo lungo Can-Am Outlander G2 1000 2015. Signori, un saluto dal vostro Il Fero.